Welcome back! Io sono Giulia e questa è New Generation. Come è iniziato il vostro 2013? Il nostro più che bene, soprattutto perché all'insegna della buona musica emergente. Volete sapere di chi vi parlerò oggi? Allacciate le cinture, loro sono gli Artemista. Gli Artemista nascono nel 2002 a Novara. Sono formati da Fabio alla voce, Stefano alle chitarre, Fora al basso, Davide tastiere e Teo alla batteria. Il nome Artemista nasce dalla voglia di fotografare, attraverso la musica ed altre forme d'arte, ciò che li circonda. La stasi, le illusioni metropolitane, il virtuale che prende il posto del reale, ansie e malesseri dovuti al mondo in cui viviamo. Vogliono ascoltare e vivere a notti chiusi e facile tra le bugie delle frasi che ascolti quello che vedi e ti nascondono immagini omologando il pensiero comune e ridipingono la tua realtà raccontando influenzare dal rock, dall'elettronica, dal funk e dal pop, scrivendo brani in italiano e buttando su carta quelli che sembrano essere sentimenti condivisi da tutti. Nel vuoto, ma rimani fermo, non vedi che solo fumo negli occhi che abbaglia i tuoi giorni e annebbia il ricordo, stacca la spina da questa realtà, prova a capire che cosa non pubblicano il loro primo EP nel 2005 con il nome Aria EP. Iniziano subito a suonare per i club e partecipano a festival e concorsi nazionali come l'Arezzo Wave ed il Red Bull Tours Bus. Nel 2009 registrano il loro secondo EP, Decryptazione 36%, collaborando per le parti elettroniche con Jonata Bettini, che ha lavorato anche con Dea Sonica, Eva Pauls e La Forma. Nel frattempo realizzano il primo videoclip per il singolo Come oro nelle mie mani, a cui partecipa l'attore comico Luigi Luciano, alias BB Ballerina, della crew di Mariottide. Questo stesso brano farà vincere agli Artemista il Nokia Trends Lab 2009, concorso dedicato alle band emergenti. Come oro nelle mie mani verrà anche inserito in una compilation scaricabile da Nokia Music Store. La band è scelta da Red Ronnie per esibirsi con il brano Servi di un sistema nella stazione metropolitana milanese di Piazza Duomo, nell'ambito della manifestazione Live Me organizzata dal Comune di Milano con la direzione artistica dello stesso Red Ronnie. Il brano sarà inserito nella compilation dedicata all'evento Live Me volume 2, ma il 2010 riserva ai ragazzi un altro importante traguardo. Superano su oltre 3.000 band partecipanti le selezioni del concorso che Rock TV rivolge alle band emergenti. Arrivano in finale e suonano il 4 luglio all'Heineken Jamming Festival di Mestre, prima di Green Day, 30 Seconds to Mars, Editors e gli altri grandi artisti italiani della scena underground come Resophonic, Laura, Dea Sonica, Marta Sutubbi, Il Genio e Julie Seyrka. We'll be right back.
fine del 2011 gli Artemista terminano il loro primo vero album, Vivere Immobili, registrato e mixato da Davide Ghione, membro della band, al V3 Recording Studio di Treville, ad Alessandria. Le 14 tracce che compongono il disco sono interamente scritte ed arrangiate dagli Artemista, un rock in italiano, contaminato ed orecchiabile. Vivere Immobile uscirà il 7 febbraio 2012 con l'indipendente Zeta Factory Venus Distribuzione e anticipato dal singolo Fantasma, del quale il videoclip verrà diretto da Morgan Silvestri e Francesco Collinelli. Silvestri dirigerà anche il videoclip del nuovo singolo. Nel novembre 2012, infatti, esce il secondo estratto di Vivere Immobile. Il pezzo si chiama Rivoluzione Stasi ed ha un testo che ben si addice alla nostra attuale situazione sociale e storica. Per tutte le info, uscite e live degli Artemista potete visitare il sito ufficiale www.artemistaweb.it o contattarli sui loro social network. Se invece preferite vederli suonare live su un palco, saranno il 2 febbraio all'On the Road di Castiglione Olona a Varese e il 9 febbraio al Big Lebowski di Novara. Quindi se siete della zona, fate un salto. Noi ci risentiamo la prossima settimana e vi ricordo la pagina Facebook ufficiale di New Generation. Vi lascio con Rivoluzione Stasi. Loro sono gli Artemista.